Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Buongiorno, Mario, la scorsa settimana ha introdotto un tema su cui ci soffermeremo per un po' di settimane. Ho preso spunto l'inizio suo per proseguire nel flusso di predicazioni. Abbiamo chiamato la serie di predicazione Quando la vita fa male. Mazza che tema, proprio dopo le ferie. Se poteva una cosettina un pochino più leggera. Sapete, la natura profonda nostra è quella con cui siamo stati creati come persone a immagine di Dio. Noi siamo stati creati per una vita felice. Non siamo stati creati per il male, per il dolore. La nostra natura è quella di vivere costantemente presenti alla felici alla presenza di Dio. Quello è il piano originale. Quello è il piano originale di Dio. Questa era la vera vita che Dio ci aveva proposto, ci aveva messo in un posto meraviglioso, ci aveva fatto guardiani del giardino di Eden, il posto più bello che potesse essere mai stato immaginato. Ma per nostra scelta abbiamo deciso di rinunciare a quello. Abbiamo detto che potevamo fare da soli, potevamo scegliere da soli, potevamo fare a meno di Dio. E questo è quello che noi spesso chiamiamo la caduta. Noi siamo caduti, e quando uno cade si fa male normalmente, quando uno cade si fa male. Dio continua ad amarci, Dio non è che se n'è andato e ha detto ok va bene, non interessa più. Ma noi siamo caduti e la vita fa male. Mario ha detto la scorsa settimana giustamente che ci sono tre cose che sono sicure, le prime le tasse, però quelle si possono in qualche maniera evadere. Noi come credenti siamo tenuti a non farlo, però non possiamo evadere dalle due altre realtà. Se siamo nati moriremo, sicuro, e se siamo nati soffriremo, prima o poi soffriremo. Certo, mi metto un po' nei vostri panni, che siete tornati dalle vacanze tutte quanti felici, rilassati, siete tornati in chiesa magari da un po' di tempo, dice ok adesso andiamo, vediamo i fratelli e le sorelle, ci abbracciamo, prendiamo un sorriso, gioia, magari ci facciamo qualche bella risata, e trovate Mario e Marco che parlano del male della vita. Bello presente, bello pesante. Sapete, molti di voi sanno che io ho giocato a rugby male quando ho giocato. Non ero un grande giocatore di rugby, ero un giocatore mediocre. Però essendo il più leggero e uno tra i più veloci della mia squadra, dove si mette uno che è leggero e veloce? Non so chi ha giocato a rugby. All'ala. L'ala è la parte più esterna del campo, è l'ultimo giocatore, e siccome nel rugby si gioca inclinati, per cui chi passa la palla deve passare a quello indietro, l'ala è quello che sta più distante. Si fa per tutta quanta la partita su e giù sperando che gli avanti gli passino la palla per andare a meta. E anche perché, essendo più leggeri, più veloce, lui deve andare veloce per superare la linea della difesa, mettere la palla al di là di una linea che si chiama la linea di meta, e quello determina il punto. Il problema qual è? Detto così sembra facile, che tra la linea di meta e me ci stanno quello che si chiama il pacchetto di mischia. Cioè, avete presente quegli omoni grossi che pesano oltre 200 kg, grossi con le braccia grandi, che stanno lì pronti per prenderti quando tu arrivi? Mi dai il video, Benjamin? Here's some Stanley. Yeah, boy, he has got a great sense of timing on the tackle. And he hits pretty hard too, and I would suggest it's really just knocked the wind out of his sails more than anything. And his teammates are very relieved. Oh, Brian Lima. Oh, totally legal, but had his eyes off the ball. That is what you call a blindside shot. Oh. As in these circumstances, well, the sort of 9 or 10, look at this tackle. Wallop.
That is brutish in this game. Look at him taking the ball forward. It's a legitimate tackle. Arms and shoulders. But look at that point of contact on the chest and just drives him backwards. And you've got to remember, that's a fresh man. Io ho fratturato tutte quante le dita, ce n'ho 10, ogni dito c'ha una o più fratture, ho fratturato anche una costola, però mi sono divertito tanto. Allora, però come si sopravvive a un placcaggio? Perché una persona normale non sopravvive a un placcaggio. Se adesso tu esci di fuori, vedi uno che ti prende così, boh, ti mette per terra, ti portano semplicemente al CTO, al centro traumatologico ospedaliero, e ci stai almeno 2 mesi. Allora, come sopravvivere quando ci viene qualcheduno addosso che sta lì per buttarci per terra, fermarci, eliminarci, farci del male? Semplicemente non puoi sopravvivere a un placcaggio e rialzarti se non sei allenato a riceverlo. Tu stai in allenamento. Ci sono delle cose da fare, delle posizioni da prendere, delle scelte da fare. Soprattutto quando vai in avanti devi essere attento e preparato, il corpo è preparato. Quando corri veloce come Ala, lo sai che prima o poi potrebbe arrivarti un autobus. Per cui non sei che corri così, sei duro, sei tosto, per cui quando impattano le persone contro di te, tu sei presente, i tuoi muscoli reagiscono. E non, se non sei allenato a riceverlo, se tu hai fatto tutti quanti gli allenamenti evitando di essere placcato da qualsiasi gente, tanto a me, io sono veloce, corro più veloce e tanto a me non mi buttano giù, allora in quel punto sei in pericolo. Ci sono strategie che impari e non le impari durante la partita, non le impari nel momento in cui ci sono altri che vogliono farti del male sportivamente, però quelli gioco, ma le apprendi durante gli allenamenti, quando ci sono dei tuoi compagni di squadra, persone con cui tu vivi assieme, che ti insegnano come accettare un placcaggio, come sopravvivere e vincere quel placcaggio, perché stai provando tutto quanto, poi alla fine finisce davanti una bella birra, davanti a seduto al tavolino della Clubhouse. Nella vita ci sono stati e ci saranno sempre innumerevoli placcaggi, forse molti di voi lo stanno vivendo anche oggi, un placcaggio, momenti in cui tutto quanto congiura per buttarti giù. Qualche volta la vita, molte volte il maligno, provano a buttarti giù, a farti del male, a placcarti. Allora, è meglio, perché ve lo faccio dopo le ferie? Perché siete rilassati, perché è meglio apprendere un placcaggio adesso dalla tua squadra per essere pronti quando ci sarà. A cosa pensi quando pensi male nella tua vita? Mi restituisci questo obiettivo, però. Questi fogli bianchi non servono oggi. Vi dico che cosa dovete fare. Dovete andare a casa e scrivere tutto ciò che vi viene in mente quando pensate alla parola male riferito alla vostra vita. Che cos'è andato male? Cos'è che vi ha fatto male? Attenzione, non dovete scrivere un trattato, ma dovete scrivere una parola. Scuola, matrimonio, morte, fallimento, qualsiasi cosa, una sola parola. Scrivete una sola parola senza spiegare. Poi questi fogli ci serviranno nel proseguo della nostra meditazione, vedete come. Per chi ci sta ascoltando sul podcast possono pure spedirmeli, La vera vita @gmail.com. Scrivete quello che vi ha fatto male o anche quello di cui avete paura in questo momento vi possa far male. Perché sapete, alcune volte quando vedi, molte volte a questi del filmato non si erano accorti che gli stavano placcando. Altre volte tu vedi che la persona, che il tre quarti, quello tosto, sta venendo con l'estremo, fullback si chiama
quello che proprio l'ultimo uomo, quello che piaceva tanto a fare a Benjamin, gli piaceva buttare giù la persona che andava a meta. Tu vedi che sta arrivando e non ci puoi fare niente, non ci puoi fare niente. Alcune volte noi vediamo che c'è qualche cosa che sta arrivando nella nostra vita e abbiamo paura. Come sopravviviamo? Cosa ne faremo? Quello che abbiamo intenzione di fare non è tanto di darvi una serie di predicazioni sul male, in generale, ma di darvi qualche cosa di pratico, di qualche cosa che potete portare a casa, che potete mettere in tasca, qualche notizia tecnica, qualche posizione da prendere per essere pronti a rialzarsi in vita. Vedremo quello che Dio vuole da noi per quando stiamo affrontando il male e darvi speranza ed aiuto ed essere allenati. Non so se voi siete mai stati da un dottore che vi ha mostrato questo. Chi è che ha mostrato? Tu lo usi, Mario, questo? No, questo no. Okay. Questo è un disegnino, soprattutto viene utilizzato spesso per le persone che o non parlano italiano o i bambini che dicono: vado male, sento male. Sì, ma quanto? Sto male. Allora gli danno questo fogliettino e gli dicono: quanto stai male? E con la mano devono dire: io sto qui, sto qui, sto qui, sto qui. Per cui si va da nessun dolore, faccetta verde, sorridente, a peggior dolore possibile, faccetta viola, molto triste. Sapete, molte volte nella mia vita ho pensato di stare qui. Anzi, sono stato e ho detto: questa è la cosa peggiore che mi potesse essere accaduta. Non proverò mai un dolore così grande, che so, la morte di mio padre è stato un dolore tremendo, è stato un dolore dilaniante, e ho detto: non soffrirò mai come ho sofferto in quel momento. E poi invece ci sono stati altri momenti dove io so, ho sofferto in quel momento, in quella maniera. Sapete che cos'è? Dobbiamo stare attenti a due trappole quando parliamo di dolore. La prima trappola è la comparazione. Noi cerchiamo di fare comparare un dolore con un altro, sia nostro sia quello degli altri. Certo, essere stati lasciati dal fidanzato non ha lo stesso valore, non è la stessa cosa di subire un brutto divorzio. Ma per questo non significa che non fa male. Questo non significa che non fa male. Questo non significa che io non ho speranza, non ho bisogno di speranze, di aiuto soltanto perché non è arrivato alla faccetta viola triste. Questo significa che ho bisogno comunque di speranza e di aiuto. Sapete, quello che inconsapevolmente qualche volta ne facciamo come credenti per dare conforto è quello comparare il male di una persona che ci viene a dire sto male e ci dice: guarda, sto male perché così mi sto divorziando, supponiamo, lo compariamo con un altro male. Ma questo è niente, pensa Janet che ha la sorella ammalata. Ma stiamo dicendo che il tuo di male non vale praticamente un tubo, quello di Janet sì. E poi quando Janet viene, quando io sto male perché c'è mia sorella che sta male, ma questo niente, pensa a quello che c'ha il figlio di 12 anni, di 10 anni, con bla bla bla. E stiamo anche lì diminuendo il valore del male con un valore di un altro male che ipoteticamente ai nostri occhi sembra più grave. Il male è male. È male. Il male fa male. Non voglio dire che la perdita di un figlio è un male, è un dolore grande quanto quello della perdita di un lavoro, perché il lavoro si può replicare, il figlio no. Però il male fa male. Per cui non diminuisce il mio male sapere che c'è sta uno che sta male più di me. Questo è il problema, che la trappola del male, la comparazione, tendiamo a comparare il male con un altro. Secondo trappola è inseguire il perché. Perché mi sta succedendo questo? Perché proprio a me? Signore, perché proprio a me?
perché qua, perché là. È come se vivessimo nella condizione che se sapessimo come, perché, tutto cambia. Allora, so perché, allora, guarda, io perché ho questo tumore al fegato? Sapendo che il tumore al fegato, non ce l'ho, scusate, è un esempio, mi è stato provocato dall'arsenico che sta nelle tubature della città di Montefiascone, a cui ho bevuto da quando sono bambino, improvvisamente il mio tumore al fegato diventa niente. Perché? Perché so da chi è provocato. Non funziona così. Anzi, sono pure più arrabbiato, perché c'è qualcuno che mi ha provocato il tumore. Il sapere il perché non risolve né la quantità di dolore, né mi mette in pace col fatto di avere il dolore. Sapete, ci sono due cose che accomunano quasi tutti, anzi praticamente tutte le persone che provocano o che stanno provando male. In generale, quando abbiamo male, vogliamo qualcosa e secondo, abbiamo bisogno di qualcosa. Vi spiego. Se io ho mal di denti, che cos'è che voglio? Cos'è che voglio? Io ho mal di denti, che pazza! Che pazza, semplicemente. Voglio che smetta, voglio che il dolore non ci sia più, ma per farlo, sì, io voglio qualche cosa, ho bisogno di qualcosa, eh? Ho bisogno di qualcosa che principalmente mi tolga il male. Allora, che cosa ho bisogno? Sono due cose. Voglio qualcosa e ho bisogno di speranza. Ho bisogno di sperare che prima o poi questo dente mi smette di fare male, perché se non ho speranza che il dente mi smetta di fare male, è finita la situazione. Io vivrò tutta la vita con il mio dente di fare male. E seconda cosa, ho bisogno di aiuto perché il mio dente faccia male. Ho bisogno del dentista. Prima ho bisogno di sapere, credendo che ci sarà il trapano, ci sarà l'anestesia, ci sarà l'estrazione, ci sarà l'eugenol, non so se si usa ancora. L'eugenol era un liquido tratto dai chiodi di garofano che si spalmava sulle gengive perché era un anestetico. Quello era l'eugenol, non so se lo usano ancora. Era quello che odorava tipicamente quando andavi dal dentista, sentivi un odore specifico, era l'odore del dentista, beh, quello era l'eugenol. Ma soprattutto ho bisogno non soltanto dell'eugenol del trapano, ma ho bisogno del dentista. Allora, dove troviamo la speranza quando la vita fa male? Dove troviamo l'aiuto? Leggiamo insieme un capitolo di un pezzettino di un capitolo di Giovanni, Giovanni 11, 21, 26. Dice così: come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Questo è l'episodio della resurrezione di Lazzaro. Vi ricordate la storia per chi non se la ricorda? Gesù stava in una città, Lazzaro, Marta e Maria erano degli amici carissimi. Tutte le volte che era in zona andava a trovarli. A un certo punto gli dicono: guarda che l'amico tuo è malato. E lui dice: un attimo, ci sono altre cose da fare. Dice: guarda che potrebbe morire, non ti preoccupare, so quello che faccio. A un certo punto gli dicono: guarda, ma l'amico tuo è morto. Lui dice: ok, va bene, non ci vado subito, aspettate ancora qua, perché io devo andare a fare delle cose qua e poi andiamo là. Per cui sembra quasi come se Gesù stentasse a voler andare, a motorarsi, a mettere in moto il suo intervento. Gesù arriva tardi. Chi è arrivato tardi? È arrivato tardi. E in Marta e Maria non c'è soltanto il dolore del fatto di aver visto il fratello morto, ma c'è anche la delusione che Gesù è arrivato tardi. È arrivato che non c'è più. Di cosa hanno bisogno
secondo voi, Marta e Maria, mi torno indietro, di che cosa hanno bisogno? Vogliono qualcosa? Che cosa vogliono? Mi vogliono indietro il fratello, lui gli serve la speranza. E hanno bisogno di qualcosa. Di che cosa hanno bisogno? Di qualcuno che gli fa tornare il fratello. Hanno bisogno di un aiuto. E vai avanti. Per un periodo. Dietro. Gesù arriva e non è che gli dice su via, lasciamo perdere. Tutti ci passiamo un po'. Salta lui. Gesù non minimizza il dolore di Maria e di Marta. In un posto, anzi, è così simpatetico, è così di cuore, coinvolto sulla situazione, che a un certo punto c'è il versetto più memorizzabile della Bibbia. Il versetto memorizzabile della Bibbia è Gesù pianse. E quello è un versetto, se dovete memorizzare e fare bella figura dicendo sai un versetto a memoria, sì, Gesù pianse e avete sistemato. Gesù piange perché? Perché era addolorato che Lazzaro era morto, era credente, per cui non c'erano problemi. Poi tra l'altro già sapeva che sarebbe risuscitato perché sapeva quello che aveva fatto. Perché piange Gesù? Perché si mette nelle condizioni di Marta e di Maria, che hanno bisogno di speranza e hanno bisogno di aiuto. Gesù non minimizza e gli dice questo è niente rispetto alla mia morte. Oppure gli dice guarda, è meglio che Lazzaro se n'è andato, perché quando vado via io tutti quanti voi sarete perseguitati, vi spelleranno, vi cuoceranno dentro l'olio, vi friggeranno, vi faranno in padella, per cui in fondo lui che è morto adesso è pure fortunato. Non è che gli compara le due cose. Beh, dai, la prossima. No, indietro. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque crede in me non morirà. Credi tu questo? La prima cosa che dà Gesù a Maria e a Marta, che cos'è? La speranza. Tu non morirai. Ci credi in me? Credi tu questo? Sì, ma tranquilla, Lazzaro non è morto. Tu non morirai, nel senso morirai in questa vita. Non morirai in questa vita. Dirà, guarda che qua è poco, è di là che è tanto. Abbiamo detto anche che abbiamo bisogno non soltanto di speranza, ma anche di aiuto. Giovanni 11:44. Detto questo, gridò ad alta voce, Lazzaro vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in fascia e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro, scioglietelo e andatelo e lasciatelo parlare. Qui Gesù decide un tipo di aiuto. Attenzione, non è sempre così. Non è uno standard. Gesù non agisce sempre in questa maniera. Gesù spesso decide di operare rimuovendo completamente il male. Il male qual era? La morte di Lazzaro? Ok, qua, ecco Lazzaro vivo. Ha rimosso il male. Il male non c'è più. Ma attenzione, non è la regola. Non è la regola questa, questa. Spesso Gesù ha fatto così. Spesso Gesù ha fatto così soprattutto per testimoniare davanti al mondo che lui poteva. Ma non era quello. Vi ricordate il paralitico che gli calano sopra il tetto? E dice, i tuoi peccati ti sono rimessi. Tutti dicono, oh, come può un uomo rimettere i peccati? Gesù è più interessato a rimettere i peccati a quello che stava sul lettino che a rimetterli in piedi. Allora lui dice, guardate, io non posso rimettere i peccati, secondo voi io non posso rimettere i peccati, mi farebbe più piacere vederlo in piedi, ok, alza. E per testimoniare la sua potenza. Ma non sempre succede così. Noi ci aspettiamo che quando soffriamo questo sia l'effetto, questo sia la soluzione. Ma non sempre succede così. Allora,
Mi domando e mi domando, perché? Perché? E c'è una risposta, e c'è una risposta. La risposta è, non lo so. Non lo so perché succede così. Però sono confortato perché non sono da solo. Perché non lo so io, ma non sa neppure una persona che è un pochino più vicina a Dio di Mosè, di me, che si chiama Mosè. Mosè scrive in Deuteronomio. Solo il Signore, Deuteronomio 29:29. Solo il Signore nostro Dio può conoscere le cose nascoste. Per noi e per i nostri figli vale per sempre quello che ci è stato rivelato. Che sta dicendo Mosè? Le cose nascoste del Signore, io non le so, non le so. Per me, come per i vostri figli, dobbiamo stare su quello che ci è stato rivelato. Quindi stavo parlando dei comandamenti, delle leggi di Dio. Noi dobbiamo stare dentro quello che ci è stato rivelato, le leggi di Dio. Il resto io non lo so, ma mi fido perché sto dentro le leggi di Dio. Io non voglio predicare un Vangelo a metà. Un Vangelo dove quello di quelli che dicono: ah, se tu credi, se la tua fede è grande, tu prendi e sarai guarito, tu di sicuro. Se è la tua mancanza di fede che non ti fa essere guarito, perché in Cristo c'è la salvezza di tutto quanto. Anche, ma non solo, prega e fai pregare il tuo matrimonio sarà salvo. Anche, ma forse anche no. Sii fedele, tuo figlio accetterà Cristo. Anche, ma anche no. Questo è un Vangelo parziale, è un Vangelo che ci piace tanto ascoltare, ma che è solo parte della verità, non è tutta qua. Però non voglio anche predicarti l'altra metà, soltanto l'altra metà del Vangelo. Quelli che dicono: ah, qui la vita è solo una valle di lacrime, la vita, il mondo è solo dolore, tu devi aspettare di là per gioire veramente. Qua patisci perché di là gioisci. Se soffri adesso è perché Dio ti sta preparando molti premi dall'altra parte. Tuo figlio è morto perché era talmente buono che Gesù l'ha voluto con sé. Quante volte l'abbiamo sentito dire anche nelle prediche, nei funerali: era così buono che il Signore ha voluto un altro angioletto. Io in un Dio così non lo voglio credere e non lo voglio manco seguire. Ma Dio non è così. Dai una Bibbia. Che cos'è questo? Bibbia. La Bibbia. Questo è un libro dove ci sono migliaia e migliaia di uomini e donne. Nessuno, non c'è una sola storia in questo libro di uomini e donne dove ci sia stata una persona che non ha mai sofferto. Tutti quanti sono andati, anche soprattutto è la storia di persone che sono andati da una sofferenza all'altra, da una sofferenza all'altra senza manco uscirne dentro. Tutti hanno provato il male di vivere, il male di vivere. Alcuni lo hanno sconfitto qua, alcuni si sono addormentati, come dice Ebrei, nella speranza della risurrezione. Tutti hanno provato il male. È la realtà della vita terrena dopo la caduta. È così, dopo la caduta. La Bibbia non è un romanzo, attenzione, lo puoi leggere qua, alcune parti come un romanzo. Ma la Bibbia è un libro fatto di uomini e donne vere come me e come te, ma comunate da una unica cosa comune: l'amore di Dio verso i suoi figli e le sue figlie. Isaia 43, 1-3. Non temere, perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Se dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Se attraverserai i fiumi, sto sbagliando forse? Sto sbagliando, perché non c'è scritto se. Non c'è scritto se. C'è scritto quando.
Se io leggessi così, se dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Se attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Se camminerai nel fuoco, non sarai bruciato. Dio non ha scritto così. Dio ha scritto quando? Ecco che significa? Che tu attraverserai i fiumi. Quando? Quando attraverserai i fiumi? Quando attraverserai il fuoco? Quando attraverserai le acque? Quando? Cioè, Dio sta dicendo, oh, prima o poi c'è il fuoco, eh? Però attenzione, nel fuoco non sei da solo, ci sono anche io. Noi attraverseremo il fuoco insieme. Che significa? Che non sarai bruciato? Sì. Non significa che non sarai bruciato con le carni, ma che la tua anima, che il tuo essere, chi sei veramente, sopravvive, perché io non ti lascio da solo. Non se attraverserai i fiumi, ma quando attraverserai i fiumi. Non se attraverserai il fuoco, ma quando. Accadrà, starne certo, dice Dio. Ma nonostante tutto, tu sei mio. Tu sei mia. Ecco la speranza, ecco la prospettiva. Ecco la prospettiva eterna che oscura il male di oggi. Tu sei mio, tu sei mia. Accadrà, starne certo, ma io sarò assieme a te dentro le acque e dentro il fuoco. Mi bagnerò insieme a te, affogherò insieme a te, brucerò insieme a te. Ecco l'aiuto, il non affrontare mai nulla da solo o da sola, perché saremo sempre alla sua presenza. Mi dai la prossima? Isaia 49, 15. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri dimenticassero, io non mi dimenticherò di te. Qui fa un esempio assurdo. Una mamma che sta allattando il figlio, no? E non c'era una bimba attaccata al seno. Può dimenticare la donna, ma che è sta cosa? Butta via, brutta bestia che mi stai addosso e c'ho pure caldo, no? Dice, per cui è assurdo, è impossibile, 100% non è possibile. Dio dice, beh, è più probabile che una mamma si dimentichi chi è quello che ci ha attaccato al seno del fatto che io mi dimentico di te. Per cui se è 100% impossibile che una mamma che sta allattando si dimentichi che quello è suo figlio, che io mi dimentichi di te, è 1000% impossibile, cioè non è possibile. È più probabile che accada quello di una mamma che dimentica il figlio che sta allattando del fatto che io possa dimenticarmi di te. Allora, dove trovo la speranza e l'aiuto? Ciao Marco, io sento di aver affidato la mia vita a Gesù, ma non voglio che non mi tocca. È qualcosa che riguarda la mia vita intima, spero tu comprenda. Questa frase fa parte di una breve lettera e non è di un credente di questa chiesa, nemmeno di un credente di quelli che ci seguono sul podcast. La lettera di una persona sofferente da tempo, a cui sono molto legato, a cui voglio molto bene. È una lettera scritta alla fine dei suoi giorni terreni, dopo mille sofferenze, dopo speranze e delusioni. Una persona che tra poco mi lascerà, ma che io so che rivedrò in virtù di quello che mi ha detto qua. A motivo di queste poche parole, la vita l'ha placcata, gli ha fatto male, ha preso un tramo, ha preso un treno. C'erano tanti motivi di fare ancora media, ancora media, 50 anni, tante medie ancora c'erano. Quante volte avrebbe potuto oltrepassare quella linea e mettere punti nella sua vita, stare vicino ai suoi cari, ai suoi figli, alle sue figlie.
quando c'erano gli ottenuti, ma ha trovato il motivo e il modo e l'aiuto e la forza per rialzare. Attualmente sembra abbia perso, perché tra poco non ci sarà più, ma in realtà è vittoriosa. Ora, dov'è che ha trovato la speranza? Dov'è che ha trovato la forza? Gesù ha detto così, con questo concludiamo. Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Tutto è dipeso da dove quella persona della lettera ha cercato la speranza e l'aiuto. Se l'avesse cercato nel mondo, staremmo qui a piangere come una persona che si andava per sempre. Se sei in cerca di speranza e di aiuto, ti prego, fratello mio, sorella mia, cercali nel posto giusto. Grazie Signore, grazie che tu sei presente, che non ci abbandoni, che tu mi dici tu sei mio, tu sei mia. Se tu che hai ascoltato, sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa che è stato detto oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio cercare in te, voglio cercare in te speranza e voglio cercare in te aiuto. So che questa vita è piena di placcaggi, di cose che mi fanno male, ma io voglio la tua speranza, voglio il tuo aiuto. Grazie Signore Gesù che so che tu non mi lasci, che se attraverso i fiumi tu ci sei, che se attraverso le acque tu ci sei, che se attraverso il fuoco tu ci sei, che tu sei lì, che non lo devo fare da solo, non lo devo fare da sola perché siamo in me. Ti prego Spirito Santo di riempirmi, di farmi sentire la tua presenza in questo momento e quando avrò bisogno. Tutte queste cose te le do, ti prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.